il 90% delle problematiche che sono uscite stasera ed escono normalmente da ormai diversi anni sono legate all'ufficio tecnico. Stasera abbiamo avuto un esempio, i sentieri, il sentiero 941 che è stato chiuso perché passava davanti al cortile di una consigliera comunale, che è stato chiuso. Un cittadino, non ha importanza. L'aggravante, ecco l'aggravante, che era anche una consigliera comunale, che mi ha denunciato perché ho tirato fuori questa cosa, ho chiesto un fatto, ma con l'avallo dell'ufficio tecnico. Problema di rifiuti, problema di sesti, problema di pristini, è legato moltissime delle problematiche di questo territorio, si sono aggravate in questi ultimi anni, è legato all'ufficio tecnico, che io nell'ufficio tecnico parlo dal dirigente, cioè dal capo area, fino all'ultimo dei cantonieri. È una situazione che tutti i cittadini tirano fuori, perché è stata detta a Pinzano, addirittura a Pinzano era un castaldo, anche esagerando molte situazioni. Per cui la mia domanda è, lei un domani che entra in amministrazione avrà la voglia, la forza, soprattutto la voglia di mettere mani su in quell'ambito lì, che ricordo che le ultime due amministrazioni non solo non hanno messo le mani, ma hanno dato anche degli aumenti, perché hanno aumentato le indennità di responsabilità, non solo questa amministrazione, ma anche la precedente. Quindi le chiedo se lei avrà se questo sarà uno dei punti del programma su cui si converge la maggior parte dei problemi di questo territorio. Io sono in consiglio comunale da 10 anni e posso dire che se si riuscisse a mettere mano a quell'ufficio lì, una larga parte delle problematiche di questo territorio verrebbero. Il 90% di quello che abbiamo detto stasera è legato a quell'ufficio lì, il resto alla polizia municipale. Però la problematica è quella. Quindi la mia domanda è questa. Allora, io credo che sia dovere di ogni primo cittadino avere rapporti con tutti gli uffici della pubblica amministrazione, perché è giusto che ci sia una conoscenza diretta. Ed è proprio dalla conoscenza diretta che poi si apprende quella che effettivamente è la problematica. Cioè, se io sento solo i cittadini che oggi si lamentano di un ufficio tecnico e non mi interfaccio con l'ufficio tecnico, non posso avere una visione oggettiva della problematica. Okay? Quindi lei mi sta segnalando stasera, come è successo in altre occasioni, è quello che diceva Venturi prima, una problematica, come la vogliamo chiamare, di inadempienza, di non lo so, una problematica generale da parte dell'ufficio tecnico, che crea degli intoppi, dei rallentamenti, delle problematiche su problematiche. Benissimo, io se dovessi diventare sindaco, visto e considerato che dalle riunioni, da quello che mi dite, è nato un problema collegato all'ufficio tecnico, la prima cosa che farò è andare all'ufficio tecnico, mi metterò seduto con il responsabile dell'ufficio e poi con tutto il personale e chiederò quali sono le problematiche per cui tutti i cittadini mi dicono che l'ufficio tecnico crea ulteriori problematiche. Quindi a questo punto, quando avrò un'informazione da parte dell'ufficio tecnico, mi potrò confrontare col cittadino che mi porta una problematica che rileva sul territorio, a quel punto creeremo un confronto e vedremo se effettivamente queste problematiche sono create solo ed esclusivamente dall'ufficio tecnico o se ci sono altre questioni burocratiche o non burocratiche che in qualche modo intoppano la macchina amministrativa. Questa sarà mia cura, però datemi la possibilità di interfacciarmi con l'ufficio tecnico. Adesso ho un'autorità per farlo, che non posso andare a chiedere cose che non mi competono. Se dovessi diventare sindaco, questa sarà una delle cose che farò sicuramente.